Ben ritrovati alla liturgia del giorno 28 maggio 2020, giovedì. La prima lettura, sempre tratta dal testo degli Atti degli Apostoli, ci riporta un Paolo ormai a Gerusalemme e prigioniero. Mancano un po' di passaggi, l'abbiamo lasciato ad Efeso, è rientrato, gli avevano detto che insomma Gerusalemme avrebbe avuto diversi problemi, ma lui, vinto dal Signore, attratto dal Signore in questo senso, arriva a Gerusalemme. Entra nel tempio, gli altri pensano che abbia introdotto un pagano, lo vogliono linciare. Ci sarà la seconda autodifesa molto importante del capitolo 22 in lingua ebraica davanti ai suoi connazionali, ma non sortirà grandi effetti, quindi i romani lo condurranno in prigione e il giorno dopo, ecco il testo che ci riporta appunto il processo che Paolo deve subire. Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei, sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. Diciamo che non dice una bugia, ma non dice neppure tutta la verità. Il fatto è che Sadducei e farisei si dividono e questo consente a Paolo, diciamo così, di superare quel giudizio lì perché avrebbe rischiato la lapidazione, naturalmente. Di qui si aprirà una nuova fase nella vita dell'Apostolo e lo stesso Luca nel racconto degli Atti, se nei capitoli 13-21 ci ha raccontato il missionario di Cristo, l'Apostolo di Cristo, nei capitoli 22 e 28 ci racconterà il martire di Cristo, il suo testimone, perché sarà praticamente sempre in catene. Il Salmo, un salmo di fiducia molto bello, davidico, che invita alla lode proprio per la fiducia da riporre nel Signore che è sempre accanto al suo fedele. Il Signore è mia parte d'eredità e mio calice, per questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa in sicuro. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza. Il Vangelo invece ci riporta all'ultima parte della preghiera di Gesù, quella del capitolo 17. E in questi ultimi versetti, diciamo così, la concentrazione è molto forte sulla opera e sulla missione affidata ai discepoli. Ascoltiamo però il testo e poi lo commentiamo. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Come dicevo prima, abbiamo lasciato Paolo a Mileto, con gli anziani di Efeso, lo ritroviamo qua. E io vorrei farvi riflettere un po' sulla forza della calunnia. Perché
pensano che sia un giudeo ormai mezzo eretico e quindi lo vedono in un atteggiamento che non riescono a qualificarlo, lo hanno pregiudicato già e quindi addirittura cercheranno il linciaggio direttamente. Ricorderà i suoi trascorsi dinanzi alla giuria, al processo, al sinedrio. Questa lettura liturgica però ci fa perdere un sacco di passaggi, sia il suo confronto con il sommo sacerdote, che Paolo chiamerà muro imbiancato, sia il complotto ordito per ucciderlo. 40 giureranno di non prendere cibo finché non lo avessero ucciso. Pensate l'odio che era cresciuto. Io mi domando in nome di quale Dio si può arrivare ad odiare così. Soltanto perché uno non la pensa come te. È veramente un mistero. Inizia per Paolo il suo percorso solitario, prigioniero. Avrà il tempo di ripensare al suo ministero e di perfezionare il suo spirito. A mio avviso, quelle parole che Paolo nelle lettere della prigionia utilizza, no? Quando dice «Io sono incatenato, ma la parola di Dio non è incatenata», sono frutto delle riflessioni di questo periodo, del senso di profonda impotenza, perché sarà un periodo abbastanza lungo che per anni segnerà la sua vita come prigioniero dimenticato. Il Salmo davidico celebra la vicinanza del Signore in ogni momento della vita e questo spinge alla lode il fedele, perché comunque in ogni occasione il Signore è accanto al suo fedele. E il Vangelo ci riporta l'ultima parte della preghiera di Gesù con questa duplice prospettiva: il percorso della Chiesa, quelli che crederanno per la loro parola, e il percorso verso il completamento, l'unità, perché tutti siano una cosa sola. Dunque, se anche il mondo ha le sue ostilità, il maligno, le sue trame, il discepolo sa proprio che in virtù della preghiera del Maestro è innestato già nella vita vite e porterà frutti abbondanti. Questo è veramente consolante, perché nonostante le nostre imperfezioni e contraddizioni, possiamo sperare in una vera pienezza di vita e non accontentarci semplicemente delle briciole. E allora, qual è la lezione da imparare? Ci abbiamo tutta la vita per impararla, che non dobbiamo far conto sulle nostre forze, ma solo sul suo sostegno. Abbiamo una vita per impararlo, perché rimane pur sempre vero che senza di me non potete far nulla, come riporta appunto il testo di Giovanni 15:5. Abbiamo finito anche oggi e io vi auguro una buona giornata.